Allora, come sta andando? Tra poco qui inizierà anche l'animazione vera e propria con Tony Tranquillo e il Beppi, ma vediamo che c'è tanta gente. Allora, la prima notizia è che non ha piovuto come l'anno scorso, in cui c'era stato un diluvio universale che non ci aveva permesso di divertirci. Serata bella, freschina, ma si sta bene, grande divertimento. La gente ha mangiato grazie al ristorante Derby e al nostro vicolo con la paella, quindi una serata, ripeto, tradizionale, ma in cui il divertimento non sta mancando e soprattutto la compagnia del Tony Tranquillo e del Beppi, che si sentono ampiamente ai microfoni. È un po' una riscoperta anche degli spazi. Sì, una riscoperta delle nostre vie centrali. La nostra via provinciale, la via Vittorio Veneto, è la via che taglia il paese nel bene o nel male, può rappresentare, ha rappresentato in passato una risorsa ma anche un limite. E noi ce ne riappropriamo, almeno nel periodo estivo, almeno in due circostanze, vale a dire quella della Festa del Carmine e poi questa del Ferragosto on the road, ci riappropriamo della nostra strada, della nostra via principale. Credo che sia molto importante perché si vivono al meglio in questo modo gli spazi del paese. Qui c'è il lavoro anche dei volontari, delle persone che garantiscono anche il corretto transito dei veicoli sulle strade alternative. Sì, ogni volta che c'è ovviamente una chiusura, per noi la riorganizzazione dei percorsi è essenziale, e a questo proposito occorre ringraziare la Protezione Civile, che davvero quest'anno ha fatto un grande lavoro a Songavazzo, e con essa anche la Polizia Locale, che ha collaborato con noi. Quindi da questo punto di vista veramente missione compiuta. Forza, 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 forza